Ciao a tutti da Vasto Skibam, oggi parliamo di sci fuori pista e in particolare di sicurezza. Oggi parliamo di un bellissimo servizio che potete trovare su internet al sito skitourenguru.ch, è un sito svizzero, si chiama skitourenguru.ch, comunque ve lo lascio linkato in descrizione così fate prima a trovarlo. Sostanzialmente è un servizio che consente in via preventiva, cioè in anticipo, di pianificare le nostre gite fuori pista, valutando in modo molto preciso e dettagliato il rischio. Quindi non solo valutando un rischio generale, che è una cosa che si dovrebbe fare sempre, in base al bollettino valanghe, al tipo di gita, al tipo di pendio, al meteo, eccetera, eccetera. Ma consente di farlo, come vedremo, anche in modo molto puntuale, differenziando il rischio in base all'itinerario, cioè ci spiega questo sito è in grado di mostrarci quali sono i punti dell'itinerario dove troveremo la probabilità di distacco valanga più alto e quindi, insomma, sulla carta si tratta di un servizio molto, molto interessante. Ovviamente non vi spiegherò io come funziona questo servizio, ma ho invitato Luca Iacolettig, che è l'autore di una tesi che si intitola La pericolosità da valanga calcolata e visualizzata, un modello numerico geografico. Tesi molto interessante, direi abbastanza leggibile per tutti. Ovviamente ci vuole un po' di passione, bisogna essere un po' nerd dell'argomento. Però sicuramente leggibile, ve la lascio linkata qui in descrizione del video. E Luca ha fatto anche esperienza poi all'ufficio Valanghe Regione Friuli Venezia Giulia, ha lavorato per l'Istituto della Neve e delle Valanghe SLF di Davos ed è collaboratore di Skitourenguru, quindi sicuramente ci potrà descrivere in modo dettagliato come funziona questo servizio. Quindi, direi che gli passo immediatamente la parola. Ciao Luca, grazie di essere intervenuto e direi di partire, insomma, cercando di capire, spiegaci un po' come funziona e che cos'è Skitourenguru. Sì, ciao Andrea, ciao a tutti gli amici dello Skibam. In pratica, Skitourenguru è un servizio che consente di pianificare le proprie gite sci-alpinistiche scegliendo itinerari con un basso rischio valanghe. Sostanzialmente è un servizio che mette a disposizione un database di diversi itinerari sci-alpinistici. In Italia ce ne abbiamo già 400 e questo numero continuerà a crescere. In Svizzera ce ne sono molti di più, siamo sui 2000, penso. Itinerari appunto digitalizzati, salvati appunto su un database di cartografico, e su questi itinerari vengono calcolati un indicatore di rischio valanghe sulla base delle condizioni nivo-meteorologiche del momento di una certa giornata in un singolo su una zona appunto del terreno di una certa regione. In pratica, quello che accade, cosa succede? Esistono, i tuoi ascoltatori conosceranno sicuramente i bollettini valanghe, ok? Bollettini valanghe sono sostanzialmente sono delle informazioni che vengono emesse dai servizi valanghe per informare sul grado di pericolo in una certa regione a seconda delle condizioni meteorologiche del momento. La questione è che per la loro natura i bollettini valanghe danno un'informazione dal punto di vista spaziale su un'area vasta, sull'intera regione. Facciamo ad esempio il caso, adesso ho l'esempio anche nella regione della quale sono originario, c'è una zona di sci-alpinismo anche molto nota, molto nevosa, che è il Monte Canin, ok? E nel bollettino Valanghe a questa intera area di svariati chilometri quadrati viene dato un singolo grado di pericolo, ok? Non si sa sostanzialmente su un certo itinerario, se il certo itinerario sarà più o meno pericoloso, perché il grado di pericolo viene dato in maniera vasta. Ok. Skitourenguru invece prende, va di pari passo con i bollettini valanghe, prende le informazioni dei bollettini valanghe e le intreccia con tutta una serie di indicatori, diciamo, cartografici, quindi utilizzando indicazioni della pendenza, utilizzando calcoli effettuati per conoscere la scabrezza, quindi la rugosità superficiale del pendio, okay?
l'esposizione dei versanti, la quantità di neve, tutta una serie di fattori che vengono dati in pasto, sostanzialmente alla fine sotto c'è un algoritmo che fa dei calcoli, ok, per dare alla fine un indicatore di rischio, ok, non pericolo, che sono due cose diverse, pericolo e rischio. Pericolo nel bollettino valanghe, rischio invece viene dato agli itinerari calcolati da Shu-Turing-Guru, viene dato un indicatore di rischio che vale per quel singolo itinerario in quel momento, quella giornata per il quale i bollettini valanghe vengono emessi, e quindi un'indicazione estremamente non puntuale, perché gli itinerari sono delle linee sostanzialmente, delle polilinee anzi. Però è un'informazione estremamente, dal punto di vista geografico, localizzata. Ok, e questo è anche un po' il genere di lavoro che avevo fatto anche nelle mie tesi, è molto simile a quello che anche fa attualmente Shu-Turing-Guru. L'informazione è importante perché ci consente a noi, sci-alpinisti, sci-escursionisti, sci-esploratori, freeriders, di valutare e scegliere un itinerario che abbia già un basso rischio valanghe. La cosa è molto importante perché la prevenzione del rischio valanghe è probabilmente la cosa più importante, vorrei dire, quando si esce nella montagna invernale. Le valanghe sono in effetti il pericolo naturale al quale ci esponiamo quando andiamo in montagna d'inverno, e il pericolo valanghe inizia a casa. La prevenzione del rischio valanghe, il pericolo valanghe inizia a casa, sarebbe preoccupante, ma la prevenzione del rischio valanghe inizia a casa nella fase di preparazione della gita. Allora, quindi se ho capito bene, il Shu-Turing-Guru è basato su itinerari, cioè sostanzialmente se io prendo una certa area, avrò un certo numero di itinerari sci-alpinistici che sono già dentro il database, sono già precostituiti, diciamo, e lui per ognuno di questi itinerari mi dà un rischio specifico per quell'itinerario. Quindi non posso creare un itinerario da zero e lui mi dà il rischio. C'è bisogno, che questo itinerario sia già, all'interno del database. È corretto questo? Al momento Shu-Turing-Guru si basa appunto su questo database di diversi migliaia di itinerari sulle Alpi, e sono degli itinerari appunto osservati su questo database. In futuro, ed è già pianificata, l'idea appunto è proprio quella che l'utente poi possa autonomamente disegnare il proprio itinerario sulla carta per far sì che l'algoritmo poi calcoli il grado di rischio per l'itinerario che viene digitalizzato. Voglio anche aggiungere che Shu-Turing-Guru è un community project, quindi sostanzialmente si avvale di tutta una serie di collaboratori, quindi anche questo genere di innovazioni, sviluppi futuri sono anche legati alla gente che effettivamente poi vuole contribuire allo sviluppo. È pianificata come cosa, è pianificata ed è già nella wishlist da molto tempo. Ok, molto interessante questa cosa. E quindi spiegaci meglio come funziona il discorso del feedback, cioè il fatto che questo Shu-Turing-Guru è un progetto in community, cioè ognuno, anzi, è necessario che chi lo utilizzi dia una. È necessario, insomma, è molto utile che ci sia una partecipazione di chi lo utilizza nel fornire un feedback, nel fornire delle informazioni che poi sono registrate, rimangono nel database, vanno ad arricchire le informazioni necessarie per avere dei risultati sempre più precisi. Come funziona operativamente questa compartecipazione? Sì, assolutamente. Allora, il feedback è molto importante perché Shu-Turing-Guru, basandosi appunto su questi itinerari digitalizzati, gli itinerari stessi, è molto importante che siano attendibili dal punto di vista del posizionamento geografico. Shu-Turing-Guru, oltre agli itinerari, che appunto sono queste polilinee, questi segmenti che vengono disegnati su queste carte digitali, appunto, si basa poi su altri dati che sono sostanzialmente lato server, vorrei dire, usando un'espressione così informatica, non sono visibili appunto all'utente, ma in realtà se un utente volesse potrebbe anche trovarli autonomamente. Si basa in pratica su questi cosiddetti
modelli digitali del terreno, DTM, che in pratica sono semplicemente terra-terra, sono delle carte dell'altimetria delle quote digitali. Okay? Invece di averle cartacee, ce le hai digitali. Su queste carte qua, grazie a queste carte, si riescono poi a fare tutta una serie di operazioni matematiche, e questo lo fanno gli algoritmi, lo fa le software, per capire appunto le pendenze che hanno i vari punti versanti, l'esposizione geografica, con nord, versante nord, versante sud, e la scadenza del pendio, quindi no, quanto è irregolare, okay? Grazie appunto a questi modelli digitali del terreno. Cosa succede se un itinerario viene non disegnato nel punto corretto? Vuol dire che l'informazione che viene intrecciata fra l'itinerario disegnato sulla questo DTM, su questo modello digitale del terreno, e poi l'informazione appunto del DTM viene falsata. Perché, ad esempio, se l'itinerario viene leggermente spostato su una zona che è più liscia dal punto di vista della rugosità superficiale, piuttosto che una zona più scabra, più rugosa, più irregolare, la zona più liscia, per le sue caratteristiche fisiche di superficie, è più propensa al distacco di valanghe, mentre la zona rugosa invece meno, ok? Quindi se l'itinerario viene spostato e non è disegnato correttamente, questo è un problema poi alla fine per i calcoli stessi dell'algoritmo e l'indicatore di rischio che poi uno ottiene potrebbe essere falsato, ed è un problema perché l'informazione potrebbe avere un bias, quindi un errore o verso l'alto o verso il basso, potremmo avere un'indicazione del rischio che è, diciamo, troppo rigida, severa, quando magari un itinerario invece è più percorribile. Oppure un'indicazione invece troppo buona, troppo ottimista per l'itinerario invece che presenta un rischio oggettivo. Ok, a tal proposito, mi hai spiegato che in Svizzera praticamente questo servizio è già attivo da diversi anni. E si sta espandendo, se voi andate a vedere c'è la cartina dove Skitourenguru è attivo e stiamo già parlando di molte zone, oltre tutta la Svizzera, anche tutta l'Austria, credo, una parte delle Alpi italiane e una parte delle Alpi francesi. Adesso ci spiegherai esattamente come funziona, dove è già operativo al 100% e dove c'è la versione demo. Poi in un altro video magari vi faremo vedere esattamente come funziona sul campo, perché adesso ovviamente non siamo ancora in un periodo dove non è attivo, non potremo fare delle simulazioni, ma quest'inverno sicuramente potrà essere interessante andare a vedere operativamente come funziona questo servizio. Sì, adesso quello che voglio capire è appunto, spiegaci un attimo come funziona il discorso della demo, sul fatto che in Svizzera funziona in un certo modo e altrove in un altro, e anche soprattutto riallacciandomi a quello che hai spiegato adesso, che risultati stanno ottenendo in Svizzera? Cioè, il servizio viene utilizzato, piace, funziona? Stanno già vedendo se effettivamente funziona sul campo, visto che mi hai spiegato che tantissime persone in Svizzera lo stanno già utilizzando, e quindi è un servizio che, insomma, è già stato testato e quindi la cui qualità penso si stia valutando proprio sul campo. Assolutamente. Allora, adesso attualmente ci sono queste, tutte le Alpi sono coperte sostanzialmente. Il progetto è nato in Svizzera perché appunto l'ideatore del progetto, Günther Schmudlach, è svizzero ed è quindi il primo focus è stato la Svizzera. Il progetto poi si è sviluppato con diverse collaborazioni su tutte le Alpi austriache sostanzialmente, nelle Alpi appunto francesi, non i Pirenei per il momento, quindi solo l'arco alpino. E poi nelle Alpi italiane, appunto, ci sono due parti delle Alpi italiane, la parte occidentale, quindi Piemonte, Valle d'Aosta, parte della Lombardia, è diviso poi nella parte orientale che va dal Ticino sostanzialmente ad est, quindi tutta la parte della Lombardia fino a poi alla mia regione qua, al confine con la Slovenia. E per il tipo di test che sono anche stati fatti e visto, come si è visto che il servizio funziona, in Svizzera il servizio è completamente attivo, ci sono appunto qualche migliaio di itinerari digitalizzati. All'inizio, diversi anni fa, 5 anni fa circa, quando il servizio è iniziato ad essere operativo, c'è stato un po' di scetticismo, specialmente non tanto dalle persone,
che utilizzano un servizio, quanto dagli addetti del settore, perché sostanzialmente, specialmente nei servizi valanghe, veniva vista questa cosa come un po' ci stanno rubando lavoro. In realtà era una mezza verità, se non proprio una bugia bella e buona, sostanzialmente. Era meglio dire, era diciamo veramente una verità parziale, perché in realtà questo servizio va di pari passo e va parallelamente ai vari bollettini valanghe, ok? Quindi adesso in Svizzera in realtà viene assolutamente utilizzato. Se uno va a fare sci-alpinismo in Svizzera, cosa utilizzi per penetrare la tua città? Sci tour Enduro, ovvio, no? Quindi viene anche utilizzato come proprio database per conoscere quale itinerario andare a fare, ok? Uno può utilizzare un libro per sapere, no, che itinerario va a fare nella gita della domenica, oppure va sul sito Trenguru adesso. In Svizzera ovviamente utilizzo un sacco, veramente tantissimo, specialmente dalla gente giovane, e il prossimo inverno sarà ancora meglio perché adesso esce anche l'applicazione, proprio app.sciturenguru.ch, ed è anche disponibile su dispositivi mobili, appunto, responsive, da browser per il momento. In Francia la situazione è anche meno che la Svizzera, sono nuovi digitalizzati. In Austria è molto ben presente e attiva, ed il prossimo inverno non sarà completamente un servizio completamente attivo, perché ci vuole una fase di rodaggio anche per capire effettivamente, col feedback appunto di cui parlavamo prima, della gente, capire un po' il servizio, se effettivamente come funziona sul campo, se i itinerari sono corretti e l'indicatore di rischio, come se effettivamente è attendibile, perché alla fine quello che vogliamo è avere veramente un servizio che dia un valore aggiunto alle persone e che dia un'indicazione attendibile prima di effettuare la propria gita. In Italia sono state digitalizzate, siamo sulle 400-500 itinerari fra Alpi occidentali e orientali. Il servizio nel prossimo inverno entra in funzione in fase demo. Questo perché c'è ancora nell'arco alpino una certa difformità fra come vengono dati i gradi di pericolo nei bollettini valanghe in certi servizi valanghe e in altri. In particolar modo si è visto che c'è un certo bias per i gradi di pericolo 3, 4, no, 5, pericoli, 5, 5 gradi di pericolo, no? 1 debole, 2 moderato, 3 marcato, 4 forte, 5 molto forte. E si è visto che in Italia e in Francia nei bollettini valanghe, spesse volte, la maggior parte dell'anno, vengono dati i gradi di pericolo 3 e 4 molto di più che in Svizzera e in Austria. Questo perché i bollettini valanghe ancora al giorno d'oggi si basano in gran parte sulla esperienza soggettiva e personale del previsore valanghe. Bene, tutto chiaro, quindi superata questa difformità, insomma, della valutazione del rischio valanghe, però mi sembra che la cosa più importante rimanga, cioè quello che poi sostanzialmente è difficile da valutare per l'escursionista e quello che dovrebbe valutare l'escursionista, ovvero le caratteristiche morfologiche del terreno. Si dice sempre bisogna chiedere ai locali, bisogna prendere la guida alpina. Ok, tutte cose molto belle, ma che poi alla fine non si fanno perché la guida alpina costa un sacco di soldi, giustamente, e quindi non sempre si può prendere perché non sempre riusciamo a reperire le informazioni sul territorio e quindi alla fine tutti sanno le cose che bisogna fare, però operativamente è molto difficile farle. Ecco che questo servizio fa esattamente questo, ci spiega come è fatto il territorio, le pendenze, addirittura la scabrezza, che la scabrezza è una cosa che se uno non abita lì anche d'estate non può saperla, perché quando c'è la neve sopra, per quanto uno sia bravo, bisogna avere una conoscenza veramente approfondita del territorio. Ecco, io non pensavo ci fossero queste informazioni a disposizione e digitalizzate, invece a quanto pare ci sono e quindi a questo punto è relativamente semplice, insomma, con un software mettere insieme le cose. Ed è molto più semplice farlo con un software piuttosto che avere l'esperienza personale per farlo. Quindi mi sembra che questo servizio sia veramente molto interessante, al di là dell'utilità, come mi avevi detto. Giustamente uno utilizza Skitour Enguru per conoscere l'itinerario, cioè vado su questo monte e decido e mi chiedo che cosa vado a fare e quindi utilizzo, come ci sono già altri servizi,
che ti spiegano l'itinerario per salire in cima al monte. Se oltre all'itinerario mi si danno informazioni così dettagliate sulla rischiosità, penso che sia una cosa molto, molto positiva. Sì, e a proposito di questo, c'è una cosa molto importante da tenere bene a mente quando si utilizza Shitoden Guru. In pratica, questo servizio, Shitoden Guru o anche altri simili, sono sostanzialmente uno strumento di triage. Mai uno si sogni di utilizzare le informazioni o addirittura andare in campo col cellulare e vedere, ah, vediamo questo pendio quanto rischioso è. Poco rischioso, beh, sicuramente posso passare, mai. Questo, mai fare questo. Shitoden Guru essenzialmente è uno strumento che consente di effettuare una scelta fra vari itinerari possibili con basso rischio valanghe, sperabilmente, prima di effettuare la gita. Quindi sì, essenzialmente si colloca nella fase di preparazione della gita. Una volta che uno poi è sul campo, uno deve fare le proprie valutazioni sulla base delle proprie conoscenze di neve, di valanghe, che è necessario avere. In particolar modo poi quando la gita prosegue e non si trova di fronte a un pendio che veniva magari segnato come critico, come passaggio chiave anche da Shitoden Guru, ok, lì uno deve fare le sue valutazioni indipendenti sul campo per capire se passarlo oppure no. Shitoden Guru ha già fatto il suo lavoro in questo momento nel dire, infatti, nel proporre sostanzialmente un itinerario che, in base alle condizioni e alle conoscenze che abbiamo al momento, si suppone sia sufficientemente sicuro, ma poi sta singolo scegliere se effettivamente passare su un certo pendio, andare da una certa parte piuttosto che un'altra. Questo perché, e qui si apre in realtà tutto un altro capitolo che è quello della prevenzione su valanghe, in campo. La gestione del rischio valanghe in campo è che è veramente un capitolo a parte e se ne potrebbe stare a discutere per ore, sono scritti libri a riguardo, un sacco di libri e sì. È anche argomento di corsi che vengono fatti durante più mesi sostanzialmente, quindi diciamo, l'ascoltatore, ecco, insomma, tenga bene in mente questo, è necessaria avere una conoscenza di basilare e anche un po' più di basilare, informata, una conoscenza informata del rischio valanghe, di come funziona una valanga, di come valutare il rischio in campo prima di effettuare una gita, altrimenti, almeno nei suoi fondamenti. E a tal proposito ci sono appunto diversi libri, insomma uno può cercare anche nel mercato editoriale, uno si chiama Valanghe, come ridurre il rischio, è stato anche pubblicato recentemente. Spiega molto bene proprio queste cose ed è adatto un po' a tutti, dal principiante fino all'esperto. Bene, direi che hai fatto benissimo a specificare queste cose. Non possiamo pensare che un software ci dica tutto, soprattutto in un campo come quello delle valanghe, dove è già molto difficile anche per gli esperti valutare le condizioni. Bene, direi che abbiamo detto tutto. Questa è stata un'introduzione a questo servizio, che ripeto, penso che sia molto interessante. Spero che in Italia venga sempre più utilizzato, che aumenti il database, che aumentino il numero degli itinerari nei database, nelle poche gite che probabilmente farò quest'anno, come al solito. Sci-alpinismo ne faccio poco, ma sicuramente cercherò se nella mia zona ci sono degli itinerari, inizierò a utilizzarle anche io e vi invito a farla. Vi invito anche, se siete interessati, a partecipare attivamente a questo progetto, a contattare Luca. Vi lascio magari in descrizione i suoi contatti. Quindi se volete partecipare al progetto, ripeto, fatelo tranquillamente, contattatelo. E che dire, io ti ringrazio Luca, ti ringrazio e ti saluto e ti rimando al prossimo magari video dove andremo a vedere esattamente come funziona, magari faremo una simulazione per vedere come funziona nello specifico Shitoden Guru. Certo, volentieri Andrea, sono ben contento e appunto anche se fra i vari ascoltatori dello Skibam c'è qualcuno che vuole contribuire in maniera assolutamente volontaria, anche semplicemente per un feedback, ah guarda questo itinerario qua in realtà non viene fatto da molti anni, un'email iacoletis.luca@gmail.com,
feedback sono sempre ben accetti. Perfetto, direi che è veramente tutto. Noi ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, come al solito, casco in testa, ben lanciato e che si è aperto sempre.